Pala Don Bosco gremito ieri pomeriggio per l'ultimo saluto a Don Lillo Di Gregorio, 86 anni, figura storica del clero locale, scomparso la notte di venerdì scorso. Le sue condizioni di salute negli ultimi giorni si erano aggravate. Era ricoverato in terapia intensiva al reparto di medicina dell'ospedale Vittorio Emanuele a seguito di un ictus che lo aveva colpito ad inizio della settimana scorsa. Nato a Caltagirone nel 1929 e dal 1971 è stato uno dei sacerdoti più amati a Gela. Ha sempre svolto il suo ministero nella chiesa San Domenico Savio del villaggio Aldisio, di cui è stato anche parroco. Sempre disponibile con tutti, a tutti dava una parola di conforto, gentile col prossimo. Chiunque si rivolgeva a lui. Don Lillo Di Gregorio lascia un vuoto incolmabile, così come hanno più volte sottolineato i fedeli, coloro i quali lo hanno voluto bene. Il feretro ieri è stato portato a spalla dai sacerdoti ed accompagnato in processione dalla chiesa al palazzetto. La celebrazione è stata presieduta dal vescovo della diocesi di Piazza Armerina, Monsignor Rosario Gisana, e concelebrata dai sacerdoti gelesi e dai superiori salesiani di Sicilia. Don Lillo è stato un pastore, come direbbe Papa Francesco, con l'odore delle pecore. E sono in tanti che hanno constatato come mediante opere e gesti nella vita quotidiana degli altri abbia accorciato le distanze, si sia abbassato fino all'umiliazione, assumendo la vita umana nella sua totalità, toccando la carne sofferente di Cristo nel popolo. Don Lillo non era un prete di sacrestia, ma era un parroco in uscita tra le case e per le strade, che ricercava il contatto con la gente e con i fedeli, con la passione di portare a tutti il lieto annuncio di Cristo e introdurre all'esperienza più piena di Dio mediante i sacramenti e l'impegno del servizio. Al Signore risorto e alla Vergine Ausiliatrice affidiamo il nostro confratello, sicuri che abbia raggiunto la gioia piena e la vita senza fine. A fianco della bara, stesa su un lenzuolo bianco e adornata con rose e iris rossi, una foto di Don Lillo Di Gregorio in veste sacerdotale con le mani congiunte.